Salve cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Science e Pianetologi TV. Incominciamo subito con domenica 22 luglio, pallavolo arcobaleno, la Roman Volley contro i pregiudizi nello sport. Se sei forte, sei forte, non importa se etero o gay. Non ci vogliamo autoghettizzare, anzi vogliamo venire fuori e far capire che in campo non c'è differenza. Se sei forte, sei forte, sia che tu sia gay o eterosessuale. Così dice Giovanni Vidilli, presidente della Rom Volley, prima società di pallavolo gay di Roma, che con quattro squadre amatoriali e due agonistiche in terza e prima divisione coinvolge 120 atleti prevalentemente gay, ma aperta a tutti. Fino a 2 anni fa avevamo anche la Serie D, ma era diventata troppo onerosa economicamente perché a quei livelli si inizia ad acquistare giocatori ed era un po' troppo per noi, lo spiega appunto Vidili. Passiamo a lunedì 23 luglio, TAP, lite tra la ministra Lezzi ed Emiliano, sceneggiata inaccettabile del presidente. Lui dice porti rispetto. Sono volate pesanti accuse tra il ministro per il Sud Barbara Lezzi e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, al termine di un incontro convocato a Bari per discutere del progetto del nodo ferroviario di Brindisi. Tra i due è scoppiata una inaspettata lite. L'argomento ancora una volta è il gasdotto TAP. Per la ministra Lezzi l'appello lanciato dal governatore Emiliano ad Alessandro Di Battista a trovare una strategia comune per spostare l'approdo del gasdotto previsto a Melendugno è stata una bella sceneggiata. La risposta di Di Battista non si è fatta aspettare, quindi. Martedì 24 luglio, la soldatessa del Carroccio con una condanna alle spalle, suo il danno erariale 360.000 euro per la nomina illegittima dell'ex DG Meocci. Io ho sempre avuto un obiettivo, difendere il Nord. Parla, ragione e obbedisce come un soldato, anzi una soldatessa. Giovanna Bianchi, clerici, classe 58 di Busto Arsizio, ex deputata, consigliera RAI, candidata sindaca e componente dell'autorità garante per la privacy in scadenza, forse prossima presidente della TV di Stato, che poi non lo Stato. Mercoledì 25 luglio Sergio Marchionne è morto, l'addio di John Elkann, se n'è andato l'uomo e l'amico, per sempre riconoscenti. L'ex amministratore delegato di FCA era ricoverato in coma irreversibile in un ospedale di Zurigo dopo le complicazioni di un intervento alla spalla. L'annuncio ufficiale arriva da Exor. Mattarella ha detto pagina importante nella storia dell'industria italiana. Lo stabilimento di Pomigliano fermo per 10 minuti. La CGIL ha detto ha salvato la Fiat, ma non il dialogo. Giovedì 26 luglio a Roma è iniziato lo sgombero del Camping River nel campo Rom problemi sanitari, hanno detto. La Corte europea dei diritti dell'uomo aveva deciso la sospensione dello sgombero fino a domani. Al momento, oltre a quelle già andate via dal campo, altre 20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestite dai servizi sociali di Roma Capitale. L'associazione 21 luglio ha detto violazione gravissima. Venerdì 27 luglio, DL Dignità, aziende potranno assumere a termine fino al 30% dei lavoratori, tetto su del 10% rispetto a quello di Poletti. Approvata dalle commissioni Finanze e Lavoro della Camera la proposta di modifica dei relatori. Via libera anche a un emendamento che prevede la trasformazione automatica dei contratti a tempo determinato di oltre 12 mesi in assunzione stabili se non viene indicata la causale. E finiamo con sabato 28 luglio. Firenze non riesce a smaltire i rifiuti. Rossi rimanda in altre città. I sindaci sul piede di guerra hanno detto non siamo la discarica. Il capoluogo, ma anche le vicine Prato e Pistoia, a rischio emergenza e immondizia. Così la regione pensa a una legge per bypassare le assemblee dei tre ambiti territoriali e spedire la spazzatura negli inceneritori di altre zone. E oltre al territorio protesta anche il PD, che è in maggioranza e blocca il testo in commissione. Cari amici, vi termina qui RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione.